E abbiamo stasera le vincitrici del premio Notte d'Oro, che sono le ragazze del gruppo di Caterina Leonardi, le Mentalità Estense, che si esibiranno per la prima volta dopo quest'estate. Quindi saranno le prime a cominciare e saranno le prime, per cui vi chiedo un pochino di sforzo, perché vedete in questa parte qui che comincia dentro la chiesa tutti insieme, e guarda di vedere sulla colonna. Si ritrova in modo sovrannaturale dall'altra parte del responte del territorio, nel vivo. Dante si sente confortato per essere sulla loro scuola, ma per quanto si sforzi non riesce a vedere nulla. Qui lo scoltare l'interno è incombe. Non sente piante, ma sospira. Virgilio lo ferma, gli spiega la sua resistenza e lo guida verso il suo viaggio di vita. In questo luogo oscuro, dove il sole non batte mai, il principio chiama il cieco mondo, Dante sente i sospiri tristi, si scorge un fuoco e davanti a lui. Sono le anime immobili, privilegiate, che non manifestano la loro sofferenza. Incontriamo gli spiriti magni. Thank you.
Dante prosegue il suo cammino, deve lasciare la luce, ci conduce oltre la sua oscura. Qui i mosaici prenderanno la forma, si attiveranno, troveremo le tre fiere che ci ostacoleranno il cammino. Meno pauroso sarà l'incontro con Francesca. Vedremo le arpie, il centauro, fino a giungere dal mitologico piano del civile Sirione, dove si mostrerà finalmente il re degli inferi, Lucifero.
Dico solo una cosa velocemente, perché era un pezzo molto veloce, molto travolgente, forse non tutti siete riusciti a vedere bene anche i mosaici, però qui c'è Lucifero davanti al mosaico di Lucifero, poi c'è Caco davanti al mosaico di Caco, Gerione davanti al mosaico di Gerione, prima avete visto invece una centaura che è qua, Francesca di Paolo e Francesca in verde, le due bellissime arpie in viola e le tre fiere cattivissime all'inizio. Grazie, vi chiedo di andare velocemente verso il museo che facciamo passare il secondo gruppo.